bentornati in questo nuovo video. Come state? Tutto bene? Spero stiate bene. Allora, come leggete sempre dal titolo, oggi nuova video recensione. Cioè, questo mese praticamente ho postato solo video recensioni e penso che continuerò. Non ho ancora programmato la top 3, però vabbè. Ci sono tanti libri di cui voglio parlarvi, quindi perché no? Perché no? Allora, questa è una collaborazione con l'autrice ed è Hidden by Night di Simona Lacorte, che mi ha inviato gentilmente il cartaceo e la ringrazio tantissimo perché mi ha voluta lei. E diciamo che dopo la trama non ho saputo dirle di no, ero molto titubante, molto 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 molto, non perché non conoscessi lo stile dell'autrice, perché io in realtà di Simona ho già letto qualcosa, avevo letto il suo libro edito da Editore che mi piacque da pazzi letteralmente. Solo che poi tra una cosa e un'altra non sono mai riuscita a inserirla nelle collaborazioni e quant'altro. Questa volta ho detto ok, proviamoci e andiamo. E mi ha stupito, cioè, oh mio Dio, cosa ho appena finito di leggere, bellissimo, meraviglioso. Allora, è un romantic suspense che vi tiene incollati dall'inizio alla fine. C'è tanta storia d'amore, però allo stesso tempo c'è tanta azione e tanto, boh, criminale. Ma cioè, non lo so se è criminale, è proprio suspense che ti tiene incollata al libro fino alla fine per scoprire i due alla fine che fine faranno. Quante volte ho detto fine negli ultimi 5 secondi? Tipo 10. Allora, è un libro molto molto bello, particolare, una storia diversa, se possiamo dirlo. Diciamo che ormai scrivere qualcosa di originale è sempre davvero difficile, soprattutto considerando la mole di uscite che ci sono negli ultimi tempi, ma questo romanzo mi ha colpito per l'originalità che l'autrice ha dato alla storia, per la sua impronta personale che le ha dato e soprattutto per tutti quei dettagli che ha curato personalmente nei minimi dettagli. Mi è piaciuto, allora, che sin da subito i due siano legati da questa sorta di filo rosso, mi è piaciuto da impazzire. Si percepisce che c'è qualcosa, cioè io non so se credete nel colpo di fulmine, io personalmente sì, perché di mio marito mi sono innamorata sin da subito, quindi credo nel colpo di fulmine e qui diciamo che è molto presente, cioè all'inizio i due è come se, non lo so, non volessero stare insieme, però si cercano le coincidenze, che poi non sono molto coincidenze, li fanno trovare nello stesso posto allo stesso momento, quindi cioè, ci sono tante cose. A me questa cosa qua mi ha fatto impazzire, mi ha fatto anche innamorare un po' del protagonista, di Cole, il suo essere freddo e cinico, ma in realtà, cioè freddo e cinico dato appunto dal lavoro che fa, ma in realtà essere anche fuoco e fiamme allo stesso tempo. È bello vedere come in realtà la corazza di Cole si sgretolerà davanti a Layla, che è questa sorta di dea per lui, è questa sorta di principessa, e questo mi ha fatto innamorare proprio del loro rapporto. E secondo me Simona è stata bravissima nel creare tutta la storia e gli intrecci al suo interno, senza però lasciare tipo nulla al caso. Il fatto che comunque, ok, i due si siano innamorati praticamente subito e lo ammetteranno, però Simona fa fare un percorso di maturazione, diciamo, di questa cosa e fa arrivare i due alla consapevolezza di quello che sono. Poi ovviamente gli avvenimenti più suspense, tutta la storia che c'è dietro, tutto il lavoro di lui renderà le cose molto più difficili, però tanta roba, tanta, cioè proprio bello, ben strutturato, mi è piaciuto. Non sono riuscita a staccarmi se non arrivata alla fine, e devo ammettere che ad un tratto del libro ho detto mo scrivo a Simona, le tiro quattro parolacce perché se l'ha fatto, cioè non è possibile, però non posso dirvi cosa perché sennò vi faccio uno spoiler immenso e io non sono quella degli spoiler, quindi ok. Un libro diverso, molto molto bello, perché secondo me una carta cioè vincente tra virgolette è che vediamo anche il POV, è un triplo POV tra virgolette,
c'è il POV di Laila, il POV di Cole, in cui vabbè conoscerete tutte le loro sfaccettature, tutto il loro passato, tutto quanto. Però c'è anche il POV di Bradley, che è diciamo l'antagonista di questa storia ed è la persona che li vuole divisi, ecco, se possiamo dire così. E vedere il suo POV, vedere le cose dal suo punto di vista vi farà capire in realtà molti tratti del passato, soprattutto di Cole, perché è diciamo lui quello più controverso forse e più complicato. È un military perché comunque lui fa parte dei mercenari, diciamo, non so come dirlo in italiano, comunque di questa società che fa parte dei militari americani, ecco, se posso buttarla così, ma non è proprio così. Quindi io da una parte lo scriverei come anche come un military, cioè c'è comunque parte di missioni, cos'ha. Quindi se amate il genere, secondo me è perfetto. La scrittura di Simona è super scorrevole, è super dinamica, non ti fa mai annoiare, e soprattutto Simona ha un modo di scrivere le emozioni davvero molto, diciamo che è molto semplice, però è come si dice, è coinciso. Cioè lei vuole arrivare, cioè da A arriva a B, e per arrivarci, cioè davvero, non lo so, segue una sorta di filo. Mi è piaciuto, mi ha stupita, non pensavo mi potesse piacere così tanto. È anche un po' spicy, quindi per tutte le persone è spicy, sì, è un po' spicy, e le scene non cozzano assolutamente con tutto il resto della storia, che comunque non ha come cioè la storia d'amore sì, ma non è il punto focale del libro, ecco. Cioè sì, la storia d'amore c'è, è predominante, ma il punto focale per quanto mi riguarda è il cambiamento di Cole dall'inizio alla fine del libro, che si vede tantissimo. Mi è piaciuto anche la parte finale, in come diciamo cambia Laila dopo quello che le succederà. Mi è piaciuto il fatto che io mi sono davvero avevo il cuore in pezzi negli ultimi capitoli, soprattutto a leggere la sofferenza di Laila, mi ha praticamente distrutto. Quindi raga, sono demolita da questa lettura, penso che adesso ho bisogno tipo di 24 ore d'aria dopo averlo finito, perché davvero, cioè è stata una scoperta, cioè è stata una riscoperta a livello stilistico. E penso che dall'ultimo romanzo, io penso l'ho letto forse un anno e mezzo fa, e sono cambiate tante cose. Secondo me è cambiato anche tanto lo stile di Simona, è migliorato personalmente, quindi sicuramente recupererò qualcos'altro di suo tra le mille letture che devo fare. Però assolutamente sì, voglio leggere qualcosa di suo, voglio ritrovare lo stile. Ci tengo a dire che questo l'ho già detto all'inizio, è un video in collaborazione con l'autrice, che non farà solo uscire un libro di questa serie qua, che è la Mercenary Art Years Series, non so se si dice così, ce ne saranno altri due in programma, e alla fine di questo c'è già un piccolo spoiler del prossimo, di chi sarà il protagonista del prossimo libro. Io personalmente non vedo l'ora, e ho già detto a Simona che sicuramente li recensirò tutti, e forse molto probabilmente li recensirò tutti qui su YouTube, quindi preparatevi, perché non vedo l'ora di leggere e scoprire le storie anche degli altri protagonisti che non so. E niente, questo è quanto. Comunque, se non vi ho ancora convinta con questa recensione, vi convinco io con un'immagine che c'è all'interno del libro. Se volete conoscere Cole e Laila, vi do una spinta in più per conoscere Cole. Ecco. Siete convinti adesso? No, questo è un piccolo spoiler di quello che c'è all'interno del cartaceo, che personalmente è bellissimo. Allora, io amo molto i cartacei con le grafiche all'interno, mi piacciono sia quelli più particolari che quelli più, diciamo, semplici. Questo è secondo me molto semplice, ma allo stesso tempo molto particolare, perché per ogni capitolo, cioè all'inizio di ogni capitolo, c'è una foto tipo che cambia in base al POV di Laila e di Cole. Tipo Laila c'è lei e qui c'è Cole.
Call mi piace molto. Però ci sono anche altre immagini che meritano tantissimo, però non ve le mostro, vi ho già mostrato abbastanza. E niente, con questa video recensione abbiamo finito. Devo ammettere che sono rimasta stupita, lo dico per l'ennesima volta, e quindi ve lo consiglio, vi consiglio di leggere questo romanzo. Se lo leggete e vi piace, fatemelo sapere nei commenti o su Instagram, che io sono sempre aperta a parlare con voi. Stavo guardando se mi erano arrivate notifiche nel mentre, no. E noi ci vediamo prestissimo sempre qui su YouTube con una nuova video recensione. Vi ricordo di seguirmi su Instagram, dove sono sempre più attiva e vi spoilerò sempre quello che sto leggendo. E niente, grazie Simona per questo meraviglioso libro. Noi ci vediamo prestissimo sempre qui su YouTube. Vi mando un grosso bacio e vi saluto con Call. Leggetelo.